ritiro questi pochi giorni. No, questi pochi giorni qua l'emozione più grande è stato il cucchiaio di Francesco Totti ieri. Cosa ti aspetti? Quest'anno spero uno scudetto, anche se sarà dura, però come vedo come squadra che può contrastare lo scudetto non vedo la Juve ma vedo il Napoli. Sentiamo dall'accento che non sei romano. No, io sono da Vicenza e tifoso dalla Roma da quando sono nato, perché mio padre era da Roma, mi ha portato a questa passione che ancora tuttora la porto e Roma la porto nel cuore. Grazie. Chiro, Beatrice e Alessandro. Attenzione, chi è lui? Aspetta, fermi, quanti Luca siete voi? Come ti chiami tu? Tu come ti chiami? Luca, tu come ti chiami? Luca, e allora voi state insieme? No, allora prima Luca, vieni qua. Eccoci qua di nuovo al Sole Cuore Village, abbiamo un altro amico, il tuo nome? Paolo. Paolo, da dove vieni? Da Como. Ah, perfetto, quindi più vicino sicuramente di noi. Più o meno, col tempo che ci ho messo per arrivare, 9 ore, con traffico, quindi benissimo. È stata un'impresa lo stesso. Allora, le tue sensazioni da quanto sei qua, come ti stai trovando, è il primo ritiro? Ah, non è il primo ritiro, è il terzo, ne ho fatti due a Brunico, e molto organizzato, molto bene, dai. In parte la mattina che non si vede l'allenamento, però comunque ieri abbiamo visto la partita, è stato molto divertente, ci siamo divertiti molto, anche per il fatto di stare molto vicini al campo, quindi abbiamo visto una bella partita, ci siamo tanto divertiti. Quindi sei uno di quelli che ha fatto invasione alla fine e ha spogliato De Rossi? Ho fatto invasione ma erano già tutti negli spogliatoi, quindi... Benissimo, allora il Daspo è sicuro ma non hai avuto niente, no, scherziamo. Senti, questa Roma, quest'anno, scudetto? Quest'anno speriamo, incrociamo le dita. Come lo vede questo ritiro? Molto meglio questo o quello di Risconi? Beh, questo è più tranquillo sicuramente. Risconi ormai era diventato un po' la seconda città per i romani, insomma. Qui è un po' più tranquillo perché è più lontano, un po' più isolato. Però insomma si sta bene, poi la Roma qui ha organizzato molto bene questo villaggio, insomma è tutto ordinato, tutto preciso. Cosa augura la Roma quest'anno? Beh, io che gli auguro? Di vincere sempre, di vincere tanti trofei. Sempre nel futuro. Puntiamo allo scudetto. In passato non è che ce ne sono stati tanti, però. Puntiamo allo scudetto. Certo. O ci accontentiamo del secondo posto pure quest'anno? No, bisogna puntare allo scudetto. Distruggere tutti quest'anno. Grazie. Tabula rasa. Grazie.